romana, sentì il campugnare che passava per le nuove gare a Roma e gli seguì fino a Abruzzo, si passò di Appennino con il campugnare, cioè in Abruzzo, è rimasto colpito da queste melodie e fece, grazie a queste melodie popolari, compose la Notte d'Italia, che è sempre la sinfonia di Verdiò, per viola e orchestra, precisamente, e il terzo movimento si chiama proprio Serenata del Montanaro, il senso degli Abruzzi alla sua amata, alla sua donna. Quindi come avete potuto sentire, io ho cercato di fare, abbiamo cercato di fare il processo inverso, che si per più attenta, prese melodie popolari come grandi compositori, abbiamo fatto nei nostri melodie popolari del loro paese, per più dell'Italia. Quasi colpito dalle melodie popolari di qui, specialmente dell'Abruzzo, e ne compose un altro movimento. Io ho cercato di fare il processo inverso, prendere dalla sinfonia quello che potevano essere alcune melodie popolari. Quindi quello che avete sentito è il terzo movimento della sinfonia rosa d'Italia di Bellino, e adesso rimanendo sul tema della transumanza, faremo ascoltare un brano di un compositore contemporaneo, ma ormai divenuto popolare, non è come se fosse una lavora per noi, per l'Astagno, in questo caso per la regione delle Asturias, è un brano molto popolare, si ispira alle melodie tradizionali degli Irenei, stiamo parlando comunque di una cultura simile alla nostra francese, quindi transumanza asturiana, transumanza francese. Il pezzo si chiama Marcia del Brano. Con questo vi salutiamo e buona conferenza.